Eccoci ragazzi, bentornati sul canale, un saluto da Indie Lulux. Oggi volevo cominciare questo video aprendo una piccola parentesi. Volevo semplicemente ringraziare tutte le persone che mi conoscono, ma anche tutte quelle che non mi conoscono, che stanno incoraggiandomi nel continuare la mia vita su YouTube, che non è assolutamente una vita semplice, anche perché ormai YouTube è talmente diffuso, c'è talmente tanta gente, sicuramente più talentuosa, più brava di me e con anche possibilità tecniche ed economiche maggiori, oltre che di tempo, perché ragazzi ricordate sempre che questo è un mio passatempo e non certo il mio lavoro che mi porta via tante ore della giornata e onestamente anche tanta fatica, quindi non sempre uno torna a casa con la voglia di mettersi a registrare piuttosto che a editare video e via dicendo, ma io lo faccio per passione e volevo ringraziare tutti coloro che mi supportano in questa mia passione, appunto. Chiusa parentesi, e oggi cominciamo con un gioco che mi ha piacevolmente sorpreso. È disponibile da un paio di giorni, cioè dal 13 di aprile, almeno nell'Xbox Store dell'Xbox One, questa open beta di Battleborn. Io questo gioco non ne avevo praticamente mai sentito parlare, anche perché così andando a cercare nello store dell'Xbox c'era qualche novità, mi è comparsa questa possibilità di scaricare l'open beta di questo gioco. Allora sono andato un attimo ad informarmi, a guardare di cosa si poteva trattare e chi fossero gli sviluppatori e i creatori di questo gioco. Partiamo dagli sviluppatori e dai creatori che sono i Gearbox e i produttori sono quelli della 2K. Gearbox sono quelli che hanno sviluppato il gioco Borderlands, che caso vuole è un gioco che io non conoscevo fino a pochissimo tempo fa, quando appunto nell'Xbox Store mi è stato regalato tramite il Games with Gold la prima versione di Borderlands e che ho potuto giocare giusto per qualche minuto per vedere, perché ne avevo sentito parlare ma non ci avevo mai giocato. Questo Battleborn di cui vi voglio parlare oggi è fatto dagli stessi creatori e stessi sviluppatori di appunto Borderlands. Però il gioco è tutt'altro rispetto a Borderlands. Ho avviato questa open beta per vedere di cosa si trattava, anche grazie a questo mio nuovo canale in cui cerco, oltre a provare ad intrattenere con i miei modesti mezzi e con qualche mia minchiata che ogni tanto mi esce dalla bocca e non solo, e grazie a questo mio nuovo canale YouTube sono più portato a provare qualche beta, qualche gioco, provare qualcosa d'anteprima per poterlo consigliare o meno alle persone che mi seguono. E sono rimasto assolutamente colpito da questa open beta. Partiamo da alcune caratteristiche. Innanzitutto è sviluppato con la Unreal Engine, credo sia Unreal Engine 4, e tra l'altro credo utilizzata anche molto bene, perché l'impatto visivo di insieme, di colori, è molto buono, cioè ha un buon impatto, è un po' cartunesca, è un po' futuristica, ma non all'esasperazione. È bello, cioè l'impatto d'insieme è molto bello. I colori sono molto accesi e il frame rate è sempre stabile, cioè io ho giocato anche online e non ho avuto nessun problema di lag, ma nessuno, pur giocando con assolutamente non gente italiana, di conseguenza anche con gente oltreoceano, non ho avuto alcun ritardo, alcun problema di lag, e questo tanto di cappello, perché abituato spesso a partite di Call of Duty in cui una persona muore semplicemente perché ha più ping di un altro, e questo mi è sembrato una cosa buona. Ho innanzitutto provato, così per vedere, la modalità campagna, che si può provare, la cosa buona, anche nella beta, si può provare in due modalità, ovvero la campagna, la modalità storia, in modalità privata, cioè offline, ti fai la tua partita e la tua storyline e per i fatti tuoi, oppure puoi farla anche in modalità pubblica, ovvero in cooperativa, e questo è assolutamente ottimo, ma veramente veramente ottimo, perché se uno ha degli amici ti puoi fare la tua partita anche non competitiva, ma semplicemente la tua storyline con degli amici, il che rende la cosa sicuramente più divertente e più sfiziosa. Ho provato giusto un po' il gioco per vedere di cosa si poteva trattare, anche perché come detto non lo conoscevo, di conseguenza non sapevo a cosa stavo andando incontro,
E mi è piaciuto perché la modalità, fondamentalmente la modalità storyline, è un FPS con alcuni elementi che possono essere di FPS arena, cioè si possono raccogliere energie, potenziamenti. C'è da dire che sono presenti già nella beta la disposizione, la possibilità di provare 7 personaggi. Uno diverso dall'altro, uno caratterizzato, uno meglio dell'altro, perché sono assolutamente molto belli sia a livello visivo sia a livello di utilizzo, perché poi io, appunto, per poter fare una, per così dire, non recensione ma una preview, per potervi parlare un pochino più in maniera precisa del gioco, li ho provati tutti e 7 e sono assolutamente uno diverso dall'altro. Cioè, la cosa buona che mi ha colpito particolarmente di questo gioco è che se tu prendi un personaggio piuttosto che un altro ti cambia il mondo, cioè il gioco è un altro gioco. E di come dicevo, nella storyline, nella modalità campagna, è semplicemente un FPS in cui tu vai avanti, c'hai un sacco di scagnozzi da ammazzare, qualche obiettivo da raggiungere e la cosa si svolge in maniera abbastanza lineare, abbastanza conosciuta in quasi tutti i giochi in prima persona. Niente di nuovo, per così dire. A livello grafico è molto bello, a livello di gameplay è appagante, però niente di nuovo. Quello che mi ha aperto un mondo è quando, dopo essere aver provato la storyline e quindi pensavo di aver avuto un minimo di infarinatura del gioco, mi sono buttato nel multiplayer. Lì mi è cambiato il mondo. Quindi devo fare una premessa: non sono un gran giocatore, o perlomeno non sono affatto un giocatore di MOBA, cioè quei giochi multiplayer in cui si devono raggiungere a squadre, in cui si devono raggiungere dei vari obiettivi, sconfiggere dei vari obiettivi, e ogni giocatore ha la sua peculiarità, la sua caratteristica, e si deve cooperare e cercare di far squadra per sconfiggere la squadra avversaria. Non mi è mai piaciuto, cioè io il multiplayer, per come l'ho sempre visto io, come l'ho sempre giocato io, è sempre stato un multiplayer competitivo a livello di FPS, Call of Duty, Battlefield, giochi del genere. Cioè non mi sono mai discostato da questo genere, anche perché soprattutto nei MOBA, degli MMO, cioè io non ci ho mai giocato, non sono mai stato attirato, non sono mai stato affascinato, non ci ho mai giocato, anche perché soprattutto nei MOBA la visuale dall'alto a me mi fa veramente cagare. Cioè io sono uno che o giochiamo in terza persona, che mi piace ma fino a un certo punto, tipo in The Division per capirci, oppure mi fai un prima persona, che almeno so dove vado, mi trovo a mio agio con quell'impostazione grafica. Qua mi sono ritrovato a non capirci un cazzo all'inizio, perché mi sono trovato in questo mondo qua in cui sembra che sia un FPS, perché tu comunque hai la visuale in prima persona, ma il gameplay è assolutamente da MOBA. E io ho visto qualcosa, ho sentito parlarne, ma non ci ho mai giocato, quindi mi sono completamente trovato in un mondo nuovo e completamente spaesato. Ma la cosa che mi ha piacevolmente colpito è che mi sono ambientato, non dico subito, ma subito. Cioè, io sono entrato lì dentro e con l'aiuto, che c'è da dire che il gioco e quindi anche l'open beta sono assolutamente entrambi localizzati in italiano, quindi c'è il gioco che ti spiega abbastanza bene cosa devi fare. Mi sono ambientato praticamente subito, quindi hai due squadre da 5, ognuna delle quali può prendere un personaggio con, appunto, diverse caratteristiche, ragazzi, perché, aprendo una parentesi, un'altra parentesi, c'è il giocatore che è quello che ho utilizzato io poi nella partita, che è il più classico per come gioco io, ovvero il pupazzetto con il fucile, che sembra un po' una specie di Master Chief, cioè sembra un po' il personaggio di Halo, per capirci, e ti trovi in prima persona con questo e ti sembra di giocare a un semplice FPS. Poi prendi il personaggio successivo e questo è uno stangone, una specie di spadaccino con tutte le spade, e lì il gameplay cambia totalmente, perché tu non hai più attacchi della distanza, ma puoi semplicemente fare attacchi ravvicinati, roteando le spade, facendo attacchi speciali sempre con le spade. Poi prendi il personaggio precedente, che non è altro che una specie di alieno, un esserino con quattro braccia che spamma raggi viola, colpisce gli avversari dalla distanza con questi raggi qua,
Poi prendi il personaggio ancora precedente, che è una specie di funghetto che come armi ha i coltelli, lancia i coltelli, e ha a sua volta un altro potere che è curativo, quindi può aiutare i compagni nel curarli. E tutto questo è, per me, è un mondo, ragazzi, è un mondo. Ed è fatto bene, fatto chiaro. Questo gioco praticamente tu devi raccogliere delle schegge per potenziare e per aiutare la tua base con dei potenziamenti, con le varie torrette, con potenziamenti, con dei mech, per delle sentinelle sempre più potenti da scagliare contro un nemico. E ci sono due modalità di gioco. C'era la modalità classica, in cui tu devi andare verso la base dei nemici, sconfiggere tutti gli scagnozzi, quelli controllati dalla AI per capirci, nemica, e poi sconfiggere tutti i vari componenti della squadra avversaria, tutte le varie rinforzi, fino ad arrivare alla sentinella madre, che era sentinella A7, non mi ricordo, e chi vince, chi distrugge la sentinella nemica, quella più grossa, vince il round. E sono, come effettivamente succede nei MOBA, sono partite anche particolarmente lunghe se le squadre sono equilibrate. Cioè, io ho fatto anche delle partite da 25 minuti, e per me anche questo è un altro mondo, perché sono abituato a partite di Call of Duty che, quando le squadre sono equilibrate, dura 10 minuti, quando le squadre non sono equilibrate sono partite da 5 minuti scarsi. Qua mi sono fatto quasi mezz'ora di partita e non mi è pesato, cioè mi sono divertito, e questo per un videogioco è la cosa più importante. L'altra modalità, che si chiama fusione, più o meno le caratteristiche primarie sono le stesse, però ha la cosa di dover prendere i tuoi scagnozzi, quelli base per capirci, quelli che devi, quelli controllati dalla AI, e devi portarli fino a una specie di fonderia e fonderne il più possibile. Chi ne fonde di più ovviamente vince il round, e in questo ovviamente le due squadre si scontreranno per evitare che gli scagnozzi avversari vengano distrutti. Ragazzi, mi piace questo gioco, veramente mi piace, consigliato al massimo, perché è divertente. Se poi, essendo che sono squadre dal multiplayer da 5 contro 5, è anche facile fare squadre personalizzate, cioè squadre private, ti fai la tua squadra di 5 persone e vai a scontrarti contro altre 5 persone. E questo è bello, cioè avere la tua squadra è fondamentale, perché tu devi assolutamente cooperare, perché, come detto, ogni personaggio ha peculiarità assolutamente uniche, e più la squadra ha sintonia tra gli elementi, e più è facile vincere, perché ci sarà quello più portato all'attacco pesante, cioè il bestione grosso col mitraglione, c'è quello che ha l'attacco da lontano, come può essere per esempio l'arciere che ti fa gli attacchi da lontano, oppure una specie di robottino con la bombetta che ha come arma normale la pistola, però poi può utilizzare come arma secondaria una specie di cecchino, quindi aiuterà nello scontro da lontano. E questo è assolutamente fantastico. Cioè, io per adesso l'ho giocato solo con gente non conosciuta, ho fatto un matchmaking online con gente mai vista, e ne ho vinte anche un paio, e una volta addirittura sono stato anche primo in classifica, ragazzi, perché non so come cazzo ho fatto, ma sono stato anche primo in classifica, perché mi sono trovato subito a mio agio, perché comunque, come detto, non c'è lag, i comandi sono assolutamente reattivi ed è molto intuitivo. Cioè, io l'ho capito al volo cosa dovevo fare, nonostante, come detto, sono un newbo totale su MMO, MOBA o tutto quello che sia questo genere di giochi. Mi sono dedicato a dire che ogni personaggio ha l'arma principale, ha un attacco secondario, che per esempio nel personaggio che ho usato io, che è quello col fucile d'assalto classico, è una specie di granata. E poi c'è ancora un attacco speciale che, sempre nel caso del mio personaggio, è apocalitto, su cui lanciare un attacco aereo coordinato. E la cosa ancora bella è che durante la stessa partita, cioè durante lo score della partita, più tu fai più punti, più sblocchi schegge, più aiuti la tua squadra, e più ti si presenteranno dei potenziamenti in game. Cioè, tu potrai potenziare durante la partita la tua arma, cioè scegliere un approccio di potenziare più le tue capacità stealth piuttosto che le tue capacità d'assalto. Per esempio, sempre parlando della mia esperienza in questa open beta, col mio personaggio potevo decidere se potenziare l'occultamento, cioè far durare di più il momento in cui io mi occulto, oppure far
dare più potenza alla mia arma secondaria, cioè alla mia granata, oppure potevo mettere sul fucile un mirino olografico per uno scontro più terra a terra, oppure un mirino più telescopico, cioè per cercare di fare colpi più della distanza. Potevo scegliere se mettere nella mia granata un'esplosione all'impatto, oppure che quando esplode lascia una scia di napalm sul terreno per infliggere ancora più danni ai nemici nel circondario. Quindi ragazzi, la possibilità di divertimento sono parecchie, perché nella stessa partita puoi migliorare il tuo personaggio, puoi utilizzare un'ampia serie di personaggi, perché io ne ho contati 25 ragazzi, in questa demo ne sono presenti all'inizialmente 7, ma da quello che ho capito, se tu giochi sali di livello, perché ovviamente c'è tutto il livellamento di questo gioco, come in molti FPS o in molti MOBA c'è il classico discorso di livellare, livellando appunto poi ti si sbloccheranno degli altri personaggi, perché per esempio ho fatto una partita multiplayer in cui nella mia squadra c'erano già presenti due livelli 12, apro parentesi, la gente non c'ha una vita, chiusa parentesi, e questi livelli 12 avevano dei personaggi che a me risultavano bloccati, perché si sbloccavano appunto livellando. Quindi anche nella stessa open beta c'è la possibilità comunque di sbloccare qualche personaggio, che come ripeto, ognuno ha le sue peculiarità, ognuno ha il suo gameplay, cioè con ogni personaggio la partita è diversa, cioè non c'è cazzo da fare, perché come detto c'è quello che ti cura, c'è quello che fa l'attacco, c'è quello che deve fare l'incursione, c'è quello che ti deve coprire le spalle col cecchino. Ragazzi, la cooperazione è tutto. Poi ovviamente c'è chi è bravo e fa la differenza, niente da dire, ma se non hai una squadra alle spalle, ragazzi, non è come su Call of Duty che uno ti fa 60 kill e allora bene o male in un deathmatch fai 60 kill. La partita, anche se gli altri 4 o 5 fan cagare, il deathmatch bene o male lo vinci. Qua, per quanto uno è bravo, se non hai la cooperazione di tutti, che ognuno fa la sua piccola parte per aiutare e per coprire il tuo campo base, per non far scoprire la tua sentinella principale, non c'è cazzo che tenga. Tu puoi essere bravo quanto vuoi, la partita non la vinci. Ragazzi, ho parlato a ruota libera per non so quanti minuti, penso quasi 20 minuti, quindi penso che vi siete fatti l'idea del mio pensiero su questo gioco. Provate assolutamente la beta, andatela a provare, perché il divertimento è assicurato. Ditelo ai vostri amici, andatevi a fare qualche matchmaking online tutti insieme, e sarà sì competitivo, perché comunque la competizione assolutamente è presente, ma sarà assolutamente divertente. Coordinarsi diventerà una cosa assolutamente, assolutamente un must da avere se si ha degli amici e se si vuole fare qualche partita insieme. Spero che questa mia piccola anticipazione, questi miei piccoli vaneggiamenti vi possano servire per come consiglio per andarvi a scaricare questo open beta, e poi chi lo sa acquistare il gioco quando uscirà, che se non sbaglio dovrebbe essere intorno a maggio. Lasciate un like se vi ho aiutato o comunque vi ho incuriosito. Vi ringrazio per l'attenzione, come al solito un abbraccio, alla prossima.